This is Mark. This is what you basically specialized on, like the calligraphy. Well, lettering. Yeah. Lettering, yes. Yeah. Right. My dad's from Mexico, so I'm Chicano, and I think in our culture is lettering. Right. You know, because we grew up with graffiti, we grew up with pinstriping, lowriders. Right. And, you know, we have the car clubs, and we got to do the lettering nice for the back of the car. Yeah. So the lettering is really part of our culture. It needs to, our artwork needs to say something. What's up? Sì, sono una compagnia di gente che non sta facendo una ragazza. Un tantista che era un piacere farle che storia, madonna. Qualcuno. Ciao. Ciao. Maro, incredibile, ciao. Ignazio. Ignazio, Nicky, piacere. Ah, che storia, ragazzi. Lara. Lara l'ho conosciuta? Mamma, ma com'è che sembrano sempre più grandi dentro che da fuori? Perché hanno il discorso che sono poi profondo, no? Già sì. L'acqua arriverà, penso, dal tuo bacino. L'acqua praticamente è tipo qua. No, un po' più giù. Qua? Un po' più giù. Tipo così, dai, madonna. Dove siamo praticamente qua, così? Questa è Amsterdam, quella grossa, qui, no? Questa qua. È la stazione? Sì, sì. Da qui può navigare. No, veramente? Sì. Ma c'è motore tutto? C'è motore tutto, però per il contratto non possiamo spostarla. Ce ne sono 2500, non ce ne possa essere una in più. Ma sai cosa mi fa ridere qua? Il divieto di sosta, della tipo il segnale, quello che non puoi attraccare sarebbe, no? Qua ogni tanto ci svegliamo. Divieto di sosta, sì. Ogni tanto ci svegliamo e c'è una barca attraccata, no? E tipo. Alla tua? Sì. Ah, domani mattina andiamo, è un problema. No, è ok. Ah, sì? È una cosa, un'usanza. Che no? Si usa? Sì. E ci sono locali ad Amsterdam famosi sulla barca? Ci sono, ad Harlem c'è un bel coffee shop sulla barca, ad Amsterdam sono ristoranti, più ristoranti, ma molto turistico però. I locali che fanno feste, DJ e cose del genere vanno in giro nei canali, non sono fissi. Ah, ho capito. Perciò tu spesso sei qui, che ceni o whatever, e passa una barca, sì, e vedi 30.000 olandesi, capito, fuori. Tipo a Berlino anche sul fiume, lì così. Cosa dicevano? Che qua, quando c'è stato Katrina a New Orleans, gli americani, i primi che hanno chiamato per il disastro, gli olandesi, perché sono in questa roba di vivere proprio sotto il livello del mare o proprio sì, sono degli architetti, sono i migliori, sono del i mondo. Migliori. Loro che fanno? Loro praticamente decidono di costruire qualcosa dove c'è il mare o dove c'è l'acqua, mettono delle palafitte di ferro, sì. Come dei, creano un muro, sì. Lo inseriscono proprio nell'acqua e poi mettono delle pompe. E tirano tutta l'acqua e poi incominciano a mettere basi di cemento e dei piloni 300 metri ogni pilone. Prende, si creano le fondamenta dove non ci sono fondamenta, certo. E fanno palazzi. Bestiale. Sì. No, sono proprio i numeri uno da sempre perché alla fine la città l'hanno costruita così. Sì, New York loro pure hanno costruito molte palafitte, la zona di Manhattan hanno bonificata e hanno fatta diventare New York. E poi hanno scambiata col Suriname. Gli inglesi hanno detto, ok, che facciamo? Guerra o New York e noi vediamo il Suriname? Però gli hanno fatto brutto perché l'olandese non avrebbe mai ceduto New York così. No. L'unica cosa positiva, vabbè, vuoi Suriname. New York o Suriname, no? Ma no problem, no problem. Almeno hanno acquisito molto in cucina, anche calcio, a livello di calcio, certo. Sport. Il cibo surinamese è buonissimo. Well, tell me about the rivalry between Dutch and Belgium. I hear there's Well, what do you think of that?
It's for the Belgians against us because we are bigger country and we small country. So we kick against the Germans. Right, but then you drink the Belgian beer and it's the best beer. The best beers. So you have apparently the best beer in Amsterdam. We have, yes. This is a get together for the artists. Yes, there's a lot of street artists coming here. Street artists, yes. Right. You have some Italians coming here as well. A lot of Italians, yes. Yes, you have lots of different people coming to your bar, and that's why you designed that logo. Yes, London Police made it. London Police is a crew of street artists, yes. Right. Yeah. They also take care of and this wall. They take the wall, yeah. When they come famous artists from around the world, they're going to make something here on the wall. They never sell the alcohol, right? Because I allow it. And if you choose to, it's your place, you can, right? Yeah. Oh, I thought the law said no alcohol and splits and no, you can't sell it. You can't sell it. Can sell it, but you can come here and roll your own. Yes. Like for example, like when you buy the, of course when you buy the weed, it's probably made here. Most of the time, yes. Right. Yes. But when you buy the soft hash, it comes a long way. From Morocco, most of the time. So in between Morocco and Holland, there must be something going on because once it gets past the border, it's legal. Yeah. But before that, it wasn't. Yeah. How do they do that? I have no idea. I will give you a beer. I'm gonna share with my friends. It's a bit too early for us to drink, you know, but. Treat. Per 4,50 euro, ma questo qui praticamente è il bonsai della pianta carnivora. Vedi che c'ha le cose. 4,50 euro la metti magari sul davanzale, l'insettino, cioè non ti mangia te. Io adesso sinceramente ho un po' paura. Sì, un po' sì. Però la mosca o l'insetto c'ha quel. Bonsai di pianta carnivora spacca. 4,50. E questo che cos'è? Un fico? Perché ha la consistenza di una cipolla pur essendo un fico? Perché non è né un fico né una cipolla, bensì un bulbo di tulipano. Totale, proprio il tulipano olandese. Seme di cocco, l'hai mai visto? Che sembra una piccola noce di cocco, ma è un seme. Leggero, va. Cos'è che ti sei comprato? Ho preso due bei zoccoli olandesi con dentro il tulipano. E beh, questo è un po' come dire un mandolino al cui interno ci sono degli spaghetti. Bravo, oppure se hai. Cioè, una baguette con dentro la Mona Lisa. Esatto. Poi c'è anche per i bambini, se hai dei bambini. Che vogliono andare con gli zoccoli. Bravo, che bene. Però. Togli il tulipano. Sono due destri. L'angolo preferito mio personale del mercato dei fiori è il cactus fosforescente, rosa, arancione, rosso, giallo, bello peloso. Here's the
Oh, venite che ci ha fatto rooms. The room? Sì, vieni. Yeah. Oh, ma io ho aperto un room. Un room, wow. Cheers, everybody! Regalati quello pepe! 20 km al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 km al giorno.